Prima volta che accendiamo, possiamo dire, le nostre telecamere sul campionato esordienti. Questo è il campionato esordienti, secondo anno, girone A. È la sfida tra l'Arezzo e il Santa Firmina. Dunque, da una parte il Santa Firmina, storica società del calcio aretino, anche dal punto di vista giovanile. Dall'altra parte siamo curiosi di vedere per la prima volta, dopo averli ospitati spesso nella nostra trasmissione del mercoledì Mondo Amaranto, gli esordienti 2005 dell'Arezzo, che sono allenati da Giacomo Gorgoni. Sono diverse maglie del Santa Firmina dentro l'area dell'Arezzo, tutto a coprire tranne Giannerini. Ecco il pallone. Profondo Cappelli, è andato a staccare. E poi il gol di Marchini. Il Santa Firmina trova il vantaggio con questo stacco perentorio dentro l'area di rigore. Arriva il vantaggio proprio con Marchini, che aveva sfiorato il gol all'inizio di questa seconda sfida, e lo trova su questo calcio d'angolo. Intervento regolare di Cacacci, che prova a incuniarsi. Parte il tiro, chiedono il fallo di mano. Forse è calcio di rigore? Calcio di rigore per l'Arezzo. Calcio di rigore per l'Arezzo, che può andare in vantaggio della terza sfida. Pacelli contro Dragomir. Vediamo un po'. 4 minuti. Va Pacelli, destro, e la manda fuori. Esultano i giocatori del Santa Firmina. Sempre Santa Firmina lì minaccioso, al limite dell'area, prova la giocata, gol da parte di Menchetti, proprio il giocatore che dicevamo, abbiamo detto che era 2005, è riuscito a trovare il gol che porta il Santa Firmina in vantaggio, questa serpentina che poi si è conclusa nell'angolo alla sinistra del portiere Ermini. Santa Firmina con un pareggio per 0-0 nella prima sfida, e poi con le vittorie per 1-0 nella seconda e nella terza, alla meglio sugli esordienti B dell'Arezzo. Abbiamo detto, insomma, un anno di differenza tra le due squadre. L'Arezzo che ha cercato, nel limite del possibile, comunque, di rendere la vita difficile al Santa Femmina. Hanno combattuto, si vede la differenza L'anno di età, d'età, l'anno certo. d'età, noi siamo più piccoli, anche a livello fisico penso si sia visto, però noi abbiamo provato a giocare il pallone, è ovvio con queste squadre è difficile, nel senso ti vanno a sovrastare a livello fisico, però ci abbiamo provato, qualcosa abbiamo creato di fare, l'importante è la mentalità di non buttare mai via la palla, di giocarla, perché se vogliono migliorare loro, se il mio obiettivo è quello di farli migliorare, devono giocare a calcio sempre col pallone, mai lanciarlo su, giocare col compagno, fare un controllo orientato. Io almeno cerco di trasmettere questo e spero che a tratti si veda, anzi io devo dire che oggi a tratti l'ho visto, poi ripeto, sembra di dire sempre solite cose, ma l'età di differenza si vede. Con mister Paolo Angioli, allora, Santa Firmina che alla fine alla lunga ha avuto la meglio, come sta andando il processo di crescita dei vostri ragazzi? Penso che stia andando abbastanza bene, devo dire oggi non è che è Ho stata una visto che l'hai grandissima tenuti un po' lì. prestazione perché devo dire che il campo non è che ci ha aiutato moltissimo perché insomma, anche per il campo, anche per loro, però tra l'altro loro devo dire buona squadra che sono 2005, Un molti anno un più anno piccoli, indietro. Sì, comunque devo dire che noi il nostro processo sta continuando e ora vediamo un po' come piano piano se si riesce ancora a migliorare. Oggi non è stata una delle grandissime prestazioni.